per adesso. Per fortuna viene abortito un tentativo di Ola, che è una delle cose che non ti piace, eh? Ma proprio lo vieterei per legge. La Ola allo stadio io la vieterei per legge. Partita, partita. Non c'entra niente con il calcio, proprio. Non c'ha niente a che vedere. Non segue l'andamento della gara, non è tifo calcistico, non c'entra niente. È anche molto demodé, devo dire. Se a me mi dicessero, io fossi il dirigente libero, mi dicessero per prendere Cancelo c'è bisogno di 39 milioni, e io ti dico, e tietelo Cancelo, ne prendo un altro. Cioè, secondo te Cancelo vale 30 milioni più di Lazzari della Spal? Secondo me no. Non sono neanche sicuro che uno sia meglio dell'altro. La prova TV in Italia. No? La giustizia. Il codice etico. Ma c'è poco da ridere invece, c'è pochissimo da ridere. Il gioco dell'Atletico Madrid fa schifo. Cioè, questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza. È una rottura di scatole infinita. Ma che cos'è sta cosa del sciolismo adesso? Ma come, sono 20 anni che diciamo che in Italia non si deve giocare il catenaccio, non bisogna fare solamente gioco speculativo, non è vero che il risultato conta solamente così. E ci diamo le martellate da 20 anni su questa cosa in Italia, ce le danno. E poi il ciollo è un grande, è il ciolismo, Che Guevara, ma come? Milan può vincere il derby in Coppa Italia? Sì, può essere tutto. Vero. Può essere anche che arrivi un asteroide sulla Terra tra 20 anni. Boban! Ti informo che per metà della tua vita hai corso dietro a un corpo tozzo. Domani vai di pomeriggio a scuola e sono contento per te. Ma fai un po' il figo o no? Perché cioè, a 16 anni io se faccio due cose in Serie A, domani vado a scuola e faccio un po' il figo. Diciamo la verità. Le donne già ti saltano addosso a 16 anni? No, io sono fidanzato. Guardi. Vabbè, ma allora sei troppo bravo ragazzo. Io mi aspettavo uno alla Balotelli, invece sei un bravo ragazzo. I nomi ma proprio grossi, eh? Faccio un esempio. Messi. Addirittura. Però dovrebbe andare a sostituirlo poi a quel punto. Sì, ce ne sono tanti. Perché speravo che si strozzasse con quel panino. Ecco, c'è da ma proprio si doveva strozzare. Ma senza farsi male, cioè. Ripiloghiamo, Sutton Arsenal, secondo portiere in panchina. Secondo portiere un obeso che va a bere la birra nel pub prima di giocare, va a mangiare un panino. Ma guardate, tutti, ah, idolo, grande, grande idolo, grande. No, no, non è un idolo, non è un idolo, è un ciccione. Mi mandi per cortesia, Angelo, quella musica là? Bisogna tornare, questo era il telefono praticamente di quello Paolo di Valenti. Quello di Batto. Quello di Paolo Valenti degli anni 70, perché vedete che... Allora, era dagli anni... E quindi io sono pronto... Ecco, adesso non sono tanto pratico. Io. Devo dire per fortuna di queste cose, non sono... Però io sono pronto adesso a fare la puntata con Animo. Guardare. Klopp rischia di passare alla storia come l'allenatore più esaltato per il gioco e meno vincente della storia. No, no, fa niente Fabio, qui ti devo fermare. Dove sei avvicinato? Ma hai mai detto niente? Fa niente Fabio. No, no. Saga!